Ciao Ciurma Vegan e bentornati sul canale. Dunque, l'altro giorno parlavo con una persona e mi diceva che tempo fa si conoscevano tutti i tagli del macellaio, il nome, no, di ciascun taglio, del bovino, del coniglio, e che invece adesso queste cose sono ormai completamente andate perdute, queste nuove generazioni non hanno più questo tipo di conoscenza, non c'è più nessuno che sa fare un vero spezzatino, un vero ragù, e che ormai queste cose si stanno perdendo, no? Io ero in una circostanza in cui non potevo, ecco, diciamo, parlare, argomentare, eccetera, quindi io ho soltanto ascoltato. E quando poi sono tornata a casa la sera ho pensato tanto a questa cosa che mi è stata detta naturalmente e ho pensato a, questo naturalmente è un pensiero che ho tutti i giorni, non naturalmente, a come sono, al fatto che veramente sento di vivere in un mondo per me assolutamente perverso, no? Sotto talmente tanti punti di vista che non saprei veramente da quale cominciare, ma che a volte veramente mi sento proprio che dico, io vengo da un altro pianeta, no? Cioè proprio che dico, è un'estraneazione troppo forte questa che provo. Nel senso che ascolto, sento o leggo delle cose che mi fanno talmente tanto ribollire il sangue, no? Talmente tanto orrore che veramente potessi le brucerei queste parole, perché veramente non riesco neanche ad ascoltarle. E così poi pensavo al fatto che quando si parla di questi argomenti, diciamo, è molto semplice istintivamente dire che questa è una posizione molto estrema, no? Il fatto di schierarsi contro ogni tipo di allevamento, contro ogni mattatoio, contro lo sfruttamento e l'uccisione degli altri animali, indipendentemente dall'ambito, no? Quindi che vengano uccisi per farci un ragù o uccisi per farci un paio di scarpe, un cappotto per tenerli chiusi in un circo o quello che è. Quindi essere completamente, totalmente contrari a questo tipo di sfruttamento, no? E mi è venuto in mente, così, appunto, ragionando quella sera, l'ultima volta che io mi sono sentita dire che ero vegana e quindi ero un estremista. E non ho risposto. Me lo ricordo benissimo ed ero vegan da poco, io penso 2 anni, forse 3, pochissimo. Ero in autobus con un ragazzo che era amico di un amico di mio fratello, cioè ci si vedeva soltanto in spiaggia, quindi era proprio una conoscenza così molto superficiale. Lui comunque aveva un anno più di me, o 1 o 2 anni più di me, ed era un ragazzo, mi ricordo, frequentava i centri sociali, aveva comunque un suo impegno, poi non so se fosse proprio cioè, militante politico, adesso non so quanto fosse concreto il suo impegno. Comunque, diciamo che almeno a livello teorico, assolutamente lui aveva dei valori e combatteva delle lotte che erano comunque poi anche rispecchiavano i miei, no? Quindi avevamo comunque un terreno di base comune. Quindi lui era antifascista, era antirazzista, quindi diciamo che con lui c'erano sicuramente de delle basi in comune molto forti e molto importanti. E mi ricordo che eravamo in questo autobus e io non gli avevo detto niente, a parte le solite due o tre frasi così in croce. Probabilmente io avevo la mia solita felpa blu, quella con sopra scritto vegan, oppure una spilla, non so cos'è che io avessi. Fatto sta che lui ha capito che io ero vegan in base a qualcosa che io ci avevo appiccicato sopra. E così mi chiede se sono vegan, faccio sì, sono vegan. E mi disse, cavoli, piuttosto estrema come posizione, quindi. E io non avevo detto niente, niente, proprio niente. Forse addirittura avevo fatto un cenno con la testa, ma non ho detto niente. E ricordo benissimo questa conversazione perché appunto è stata l'ultima volta in vita mia in cui di fronte a questa considerazione io rimasi zitta perché non è mai più successo, ecco. E comunque mi dispiace, potessi tornare indietro, io mi piacerebbe per potergliene parlare, perché quello era un ragazzo molto, comunque, diciamo, era comunque una conoscenza molto superficiale, legata alla spiaggia, amici, così. Però comunque era una persona impegnata con delle idee, appunto, piuttosto importanti, no? A livello sociale, politico, e quindi ho pensato veramente al fatto che all'epoca, ma ancora appunto l'altra sera quando mi è venuto in mente questo ragazzo, non so secondo quali meccanismi mentali, al fatto che io anche ero come lui da adolescente. Io quando avevo avuto questa conversazione con lui avrò avuto 17 anni, quindi secondo me lui ne avrà, forse ne aveva 18, una cosa del genere, comunque eravamo ragazzini.
Perché mi ricordo che io, ad esempio, quando ancora ero assolutamente assorbita, no? Dallo specismo, quindi assolutamente non mi rendevo conto di essere causa, io in prima persona, dello sfruttamento e dell'uccisione degli altri animali, io ero una di quelle persone che, come lui, di fronte a un atto, a un comportamento razzista, mi ribolliva il sangue nelle vene. Avevo una compagna di classe, mi ricordo al liceo, che portava il velo quando la prendevano in giro, io impazzivo, ma come in generale, all'epoca come oggi, ogni atteggiamento razzista non lo sopporto. Oppure mi ricordo quando magari sentivo o vedevo proprio davanti ai miei occhi che prendevano in giro magari una delle mie amiche che era gay, io non l'ho mai sopportato e tutte queste cose tuttora non le sopporto. Però quindi diciamo ero contraria, ma proprio a fuoco, senza se, senza ma, vediamo, dipende dalle circostanze, ognuno si fa il suo percorso. Io ero e sono antirazzista, io ero e sono antifascista, io ero e sono contraria all'omofobia, alla transfobia. Ok, poi però mi sono veramente resa conto che fantastico, ma poi in tutto questo le discriminazioni di specie, come posso ignorarle? Cioè, e questo discorso qua gliel'avrei potuto fare a questo ragazzo. Però ancora ero molto impacciata, non riuscivo a parlare, avevo forse anche timore, quindi ormai è andata. Però chissà, magari un giorno la vita me lo farà rincontrare. Io non lo vedo più dall'epoca, quindi sono passati più di 10 anni ormai. Molto più di 10 anni. E così mi dispiace, perché so che gliel'avrei potuto raccontare, ecco. Questo perché nel momento in cui si schiera contro ogni tipo di discriminazione, no? Quindi non so, facciamo magari anche eventi, cose concrete, azioni veramente importanti da un punto di vista sociale, politico, quindi non so, può essere un concerto benefit e poi i fondi li diamo a un'associazione che aiuta donne vittime di violenza domestica, oppure una raccolta fondi per dare da mangiare o vestiti a persone che vivono in strada o ferme alle frontiere, qualsiasi sia la situazione, no? Che tutto naturalmente è straimportante, no, non possiamo poi dimenticarci che la radice, no? Della discriminazione è sempre la stessa, anche per quello che riguarda le discriminazioni di specie, e cioè sempre pensare che c'è qualcuno che è più in alto di qualcun altro. Quindi prima gli italiani e poi gli stranieri, prima gli uomini e poi le donne. Cioè è sempre la stessa schifezza, cioè non cambia assolutamente niente. Quindi pensare che veramente prima ci sono le persone umane e poi ci sono le persone non umane, gli altri animali. L'atteggiamento è sempre il medesimo. Questo non è, diciamo, forse è scomodo da affrontare in un primo momento, ma è sempre la stessa cosa, la radice è sempre la medesima. Quindi la convinzione, in questo caso qua, se vogliamo parlare appunto dello specismo, no? Quindi questo antropocentrismo in cui l'umano sta sopra e poi 150 milioni di scalini sotto ci sono anche tutti gli altri animali. Quindi poi ci sono i cani, poi ci sono i gatti, poi ci sono i granchi, i delfini, ma prima ci siamo noi. E noi con il nostro potere, con il nostro dominio, possiamo schiacciare chi vogliamo, come vogliamo, in qualsiasi circostanza. È sempre la stessa cosa. E tempo fa ho letto un libro, Cecità di Saramago, che se non avete letto, recuperatelo, è diventato veramente, è sicuramente uno dei libri più belli e più importanti, e con un messaggio veramente, cavoli, cioè fantastico, che ho letto, non dico negli ultimi periodi, proprio nella mia vita, cioè ho amato quel libro e amo quel libro. Da quando l'ho comprato e letto lo sto consigliando a tutti gli amici, le amiche, mia madre, a tutti lo sto consigliando. Ne parlavo poi con una persona che è molto, molto, molto più grande di me ed è specista, che l'ha letto tanto tempo fa, e questa persona mi ha detto: sì, quel libro lì è bellissimo. E mi diceva: sai, come dice Hannah Arendt nella banalità del male, non è che le persone che hanno commesso quei crimini durante il nazismo, poi quando sono andate, quando le hanno processate, erano, non so, mostri con la bava alla bocca, verdi, ah, vogliamo uccidere. Persone proprio comuni che hanno semplicemente detto: boh, era la normalità, era legale. Io ricevevo degli ordini e quindi ho fatto quello che mi è stato detto di fare.
molto banalmente, cioè proprio anche quello lì, magari l'avete già letto in tanti, anche quello è un libro importantissimo, ma se per caso magari l'avete letto quando studiavate tanto tempo fa, oppure siete studenti e studentesse al liceo, ancora non l'avete letto, ma di solito si legge al liceo, anche quello La banalità del male di Hannah Arendt, io lo recupererei sinceramente. Fatto sta che questa persona qua, parlando di cecità di Saramago, mi diceva si può esercitare una simile violenza, no? Una simile cattiveria, questa disumanità nei confronti di qualcuno solo ed esclusivamente se questo qualcuno viene considerato, ma non inferiore a te, quando viene considerato niente, quando non è proprio neanche considerato. Io non l'ho detto a questa persona, ma l'ho pensato mentre me lo diceva. È verissimo, e infatti gli allevamenti, i mattatoi, gli zoo, gli acquari, i circhi con animali, le fattorie didattiche, tutti questi posti in cui viene esercitato il dominio, la violenza perpetrata, cioè proprio che è la prassi, è la legge, è così, possono esistere solo ed esclusivamente perché chi ci sta dentro, le vittime che ci stanno dentro, che vengono poi uccise, smembrate, vendute, comprate come merce, perché sono questo, né più. Nemmeno gli animali all'interno degli allevamenti piuttosto che dei mattatoi sono unità, fine, fonte di guadagno. Nel momento in cui rappresentano sempre un guadagno, restano in vita. Appena diventano un costo, vengono uccisi, cioè né più né meno, questo è, ok? E tutto questo avviene tranquillamente, dico alla luce del sole fino a un certo punto, perché comunque sono sempre posti isolati, lontani da noi, ma comunque sappiamo benissimo cosa succede nei mattatoi, no? Non è che è una sorpresa, adesso io vi svelo il segreto del secolo, no? Benissimo. È vero anche comunque che tutte le pratiche dell'industria del latte, a me ancora l'altro giorno una donna adulta con due figli mi ha chiesto, ma scusa, perché quindi vegetariana no? Quando io le ho detto, guarda, le mucche non è che fanno sempre latte ininterrottamente come se fossero delle macchine, cioè sono mammiferi, fanno il latte soltanto quando partoriscono un piccolo, come noi donne umane, come qualsiasi altro mammifero. Quella mi è caduta dalle nuvole. Quindi diciamo, la verità si sa, ma comunque fino a un certo punto, perché voi guardate una pubblicità X qualsiasi di prodotti caseari, ci sono mucche che ballano in mezzo al prato, vitelli che cantano, di mattatoi, gole tagliate piuttosto che di maltrattamento, miserie e morte, non se ne fa naturalmente mai, mai parola dell'inseminazione artificiale, dell'orrore di arrivare a 4-5 anni che non si può più stare in piedi da quanto si è state sfruttate, naturalmente. Quindi si sa, ma fino a un certo punto. Ma comunque, tutto questo è possibile soltanto nel momento in cui noi siamo noi e loro non esistono. Questo permette, secondo me, la violenza. Il fatto di vedere le vittime, di non riconoscerle nemmeno come individui. Perché se veramente ci rendessimo conto che miliardi e miliardi di individui, cioè individui non vuol dire un paio di occhiali o un peluche, cioè parliamo veramente di persone, umane o non umane che siano, ok? Scappano dal loro paese perché c'è la guerra, perché non si può vivere, scappano per chiedere aiuto, per trovare una vita, oppure animali non umani che vengono deportati contro la loro volontà, dentro un posto in cui verranno uccisi contro la loro volontà, per diventare poi il ripieno dei tortellini piuttosto che dei ravioli. Tutto questo è possibile soltanto nel momento in cui tu riconosci quegli individui lì, non più individui, ma qualcosa, nient'altro. E quindi non c'è nessun tipo di empatia perché non li riconosci al tuo stesso livello. Non li riconosci al tuo stesso livello. E questa quindi, la radice è sempre la stessa, che sia del razzismo, che sia dello specismo, è sempre la stessa cosa. E io vorrei tanto dire a quel ragazzo lì del mio passato in quell'autobus, ma anche in generale, non soltanto a lui, a tutte le persone che seguono il canale, che magari appunto sono assolutamente e in una maniera molto forte antirazziste, ad esempio, antifasciste, che quindi sono contrarie anche al sessismo, alla violenza inflitta nei confronti delle donne, dei bambini, di riconoscere che la discriminazione di specie è la stessa identica cosa, la stessa cosa. E che se quindi voi nel vostro cuore avete la giustizia nei vostri valori, no? Tra i vostri principi della vostra vita, quindi la giustizia è il fatto di non schiacciare gli altri, non sfruttare gli altri, non uccidere gli altri, allora l'antispecismo è già in voi. Questo proprio è così.
Ok, quindi concludo con due consigli di lettura. Cecità di Saramago, lo trovate a 10 euro, edito da Feltrinelli, veramente un libro che divorerete, che io personalmente preferisco leggere i libri senza sapere niente, li compro e li leggo sempre così. Uno me lo consiglia, lo leggo, mi piace non sapere proprio niente. Se però invece magari a voi fa piacere perché dite non voglio spendere i soldi così senza sapere nulla, vi leggo soltanto tre righe che ci sono scritte dietro. Non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che pur vedendo, non vedono. E poi invece l'altro libro, per approfondire invece il tema del veganismo e dell'antispecismo e di tutte le discriminazioni che, ripeto, sono sempre la stessa musica, sempre la stessa storia in cui la radice è sempre la medesima, quindi quando qualcuno di fatto si riconosce superiore a qualcun altro, io consiglio assolutamente Carne da macello. Questo libro qui di Carol J. Adams, La politica sessuale della carne, è uscito l'anno che sono nata io, nel 1990, e soltanto l'anno scorso, nel 2020, è stato finalmente stampato in Italia in italiano. Anche di questo vi leggo giusto così due frasi che hanno scritto dietro: un'opera importante e provocatoria destinata a seminare riflessioni contrastanti sull'intero spettro politico. Una polemica intelligente, argomento fortemente stimolante. E confermo, è veramente bellissimo. Questo qua costa 18 euro. La casa editrice è Wanda Edizioni. Bene ragazzi, questo è tutto. Grazie mille per aver seguito il video come sempre. E noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora è per sempre vegan.